Grazie Presidente. Autorevoli rappresentanti del Governo, Ministro Piantedosi, anzitutto a nome del nostro gruppo vogliamo ringraziarla per la puntualità dell'informativa che ha recato a quest'Aula e ci teniamo fortemente a esprimere non una pelosa ma una vera vicinanza, una vera solidarietà a quegli agenti di polizia che sono stati brutalmente aggrediti da rappresentanti dei centri sociali di sinistra di Torino, che cercavano di eseguire un rimpatrio al centro per i rimpatri di Milano. Perché ho detto una solidarietà vera, effettiva e non pelosa? Perché non ci possiamo stupire se qualche partito un giorno attacca, colpevolizza le forze dell'ordine, un altro giorno gli esprime vicinanza, se qualche facinoroso, interpretando le parole dette da qualche rappresentante di sinistra il giorno prima che inveisce contro le forze dell'ordine, poi manifesta tutto il suo odio verso di esse il giorno dopo, nel giorno stesso in cui magari un altro rappresentante di sinistra cambia idea. Con le forze dell'ordine e con le forze di polizia bisogna starci sempre. A prescindere, non è la politica che può creare un processo nei confronti di donne, uomini in divisa che quotidianamente difendono i diritti e le libertà di tutti noi per pochi euro al mese su cui questo governo sta lavorando per migliorare l'inquadramento contrattuale, sta migliorando l'aspetto del potenziamento dell'organico della Polizia di Stato dopo tanti anni che non si vedeva un'attenzione come questa da parte del Ministero dell'Interno, a cui va tutto il nostro ringraziamento, al sottosegretario Molteni e al Ministro per il lavoro vero, concreto che portano avanti ogni giorno. E i dati che ci sono arrivati da parte del Ministro Piantedosi vanno a smontare una narrazione proprio diretta della sinistra, secondo cui questo governo vorrebbe quasi reprimere il dissenso utilizzando le forze di polizia, inserendo addirittura questo in una riforma, cioè si dice attenzione perché la polizia reprime il dissenso adesso ed è l'antipasto del premierato. Cioè, mi sa che chi dichiara questo neanche ci crede, perché una dichiarazione così farneticante è da tanti anni che effettivamente non si leggeva. Che cosa c'entra il premierato, un'elezione diretta del Presidente del Consiglio, con la volontà di reprimere il dissenso che non esiste? Cioè è una contraddizione in termini. Se si vuole reprimere il dissenso, certamente non si vuole far eleggere direttamente il Presidente del Consiglio da cittadini e da cittadine di questo Paese, cari colleghi. Ma al di là di questo, 2.538 manifestazioni dall'inizio dell'anno. Se ci fosse stata questa volontà, evidentemente non si sarebbero realizzate queste manifestazioni, un'ulteriore falsità che portate avanti. Ma andiamo avanti. Utilizzate le parole del Presidente della Repubblica. Io sono rimasto fortemente colpito da queste dichiarazioni e le condividiamo in pieno le dichiarazioni, soprattutto la parte in cui si dice che con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento. Lo condividiamo in pieno. È il fallimento educativo soprattutto delle famiglie di quegli studenti che hanno cercato lo scontro con le forze di polizia, il fallimento di alcuni docenti che hanno soffiato sul fuoco della protesta. Onorevole Caso, onorevole Pellegrini, per favore. Una clava da buttare addosso a forze di polizia. È questo il fallimento che vediamo noi da questo punto di vista. È un fallimento su cui si inserisce la vostra narrazione, perché la vostra narrazione, signor Presidente, per il suo tramite, quella del PD, della sinistra, del 5 Stelle, quella del mondo al contrario, secondo cui in questo Paese sarebbe possibile, di fronte ad un presidio statico delle forze di polizia immobile, fermo, legittimare persone
che vogliono superarlo con la violenza, con gli sputi e con le offese. Di fronte onorevole a Ricciardi, perfetto. Onorevole Ricciardi, onorevole Pellegrini, non mi fate richiamare, per cortesia. Delle vostre offese, dei vostri attacchi, degli odiatori sui social, da chi minaccia di morte per aver preso la posizione di difesa delle forze di polizia. Saremo sempre onorevole Fornaro, dalla parte degli agenti che colleghi, difendono tutti noi. Mi scuso, onorevole Zella, aspetti un attimo. Non è possibile. Dopo parlerà la collega Baldino. Se dall'altro lato cominciano a fare la stessa canea, vi va bene? No. E allora sappiate ascoltare e sappiate replicare. Per favore, prego. Signor Presidente, grazie. È la logica del mondo al contrario. Legittimare... Signor Presidente, lo vediamo così non va in bene, colleghi, però. Allora, scusate, così non va bene. Non siamo a teatro per cui c'è il controcanto. Voi volete silenzio quando intervengono i vostri rappresentanti, abbiate non la cortesia, per regolamento dovete stare in silenzio. E adesso vi prego, non mi fate richiamare ancora. Lo stesso rispetto che giustamente avete preteso deve essere dato a chi sta parlando. Non vi fate richiamare più. Prego, non lo dire. Grazie Presidente. Dicevo, la logica del mondo al contrario, l'abbiamo vista anche qui poc'anzi, quella di cercare di impedire di manifestare un pensiero diverso rispetto a quello unico a cui vorrebbe la sinistra, cioè legittimare manifestanti che hanno voluto il contatto fisico con le forze di polizia, hanno voluto lo scontro fisico perché la verità e la finalità era quella di avere una risonanza mediatica, perché senza lo scontro con la polizia nessuno avrebbe saputo del corteo a Pisa e di Firenze. Non ci nascondiamo dietro a un dito. Di fronte a questo bisogna reagire con forza. La nostra comunità, il nostro partito saprà sempre da quale parte stare. Da questo punto di vista non si schiera da chi cerca di processare in modo sommario le forze di polizia, e questo vale da parte delle istituzioni nazionali come da parte delle istituzioni locali, perché chi strizza l'occhio a chi ha provato a sfondare un cordone statico, fermo, immobile della polizia, poi non deve stupirsi se qualche matto prova ad aggredire le forze dell'ordine durante l'esercizio di un servizio pubblico, come abbiamo visto ieri a Torino. Non si può esprimere vicinanza e solidarietà alle forze di polizia a targhe alterni e a giorni alterni, signor Presidente. E da questo punto di vista, e concludo, da parte nostra non ci sarà mai alcuna ambiguità. Sempre dalla parte della polizia, sempre dalla parte di donne e di uomini in divisa che, grazie a loro, riescono ad attuare tutti i principi della Carta fondamentale del 48, gli articoli 17 e 21 della nostra Costituzione, che vengono garantiti da una legge, che è l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nel quale c'è scritto una cosa molto semplice, che le manifestazioni vanno comunicate, vanno concertate, altrimenti si vanno incontro ad alcune sanzioni da un punto di vista penale, e questo non è un capriccio dello Stato e del legislatore. Questo garantisce gli stessi organizzatori delle manifestazioni, che devono concertare con la polizia il tragitto e le modalità, perché la polizia è lì per garantire gli interessi e i diritti degli stessi manifestanti. Grazie Presidente. Grazie a lei.